tempo tutti speriamo e anche pensiamo che si possa arrivare ad una pace. Ci sono sicuramente persone di buona volontà, per usare un po' una categoria che conosciamo tutti, un po' in tutti gli ambiti. A certi livelli la disponibilità, è sicuramente anche una disponibilità per la pace. Io ho visto sia nell'incontro con il presidente di Israele Rivlin, sia nell'incontro con il presidente di Palestina Abu Mazen, da parte loro c'è una disponibilità, una volontà sincera anche di arrivare a una pace e direi da parte loro, guardando anche dal mio punto di vista, c'è una volontà sincera anche di non solo rispettare ma tutelare le minoranze anche religiose, quali siamo noi, e quindi di fare in modo che noi possiamo vivere ed esprimere anche la nostra fede e così anche tutte le altre realtà religiose presenti.